Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. In questo periodo non si sta trovando nuovamente in circolazione nelle farmacie il Testoviron. E allora molti miei pazienti, molte persone seguite in TRT, in anti-aging, mi chiedono che differenza ci sia fra il Sustanon, tuttora ritrovabile in farmacia, rispetto al Testoviron, dicendo ma se è un testosterone uno vale l'altro. In effetti la differenza sostanziale è sull'estere, cioè su quella molecola che veicola e rilascia più o meno lentamente il testosterone. Il testosterone enantato, che troviamo sotto forma di, come nome commerciale, in farmacia di Testoviron, è appunto un testosterone enantato e la sua dismissione avviene in tempi sicuramente più lunghi, anche se, diciamo, i consigli che vengono dati è sempre di rispettare il massimo possibile i ritmi circadiani, quindi essendo impossibile una somministrazione settimanale, e voglio dire quotidiana, perlomeno una somministrazione settimanale deve essere fatta. Il Sustanon contiene vari esteri, ma quello che domina è il testosterone propionato. Propionato viene rilasciato in tempi brevi, sul bugiardino troviamo scritto di fare una fiala ogni 3 settimane. Il propionato ha un'emivita molto breve, parliamo di qualcosa che vada un po' al di sopra delle 24 ore, per cui richiederebbe una somministrazione molto più frequente per avere una sua continuità. Chiaramente, come dicevo, non possiamo sottoporci a iniezioni quotidiane ogni 2 settimane. Quindi il medico prescrive la posologia, Testoron 250, una fiala ogni 2 settimane, che corrisponde ai 125 mg classica della TRT. Sappiamo però che mentre il testosterone, quindi l'enantato, potrà avere una disponibilità che comunque, malgrado la prescrizione, riuscirà a coprire buona parte dei giorni del nostro percorso, il Sustanon avrà un picco iniziale e un calo abbastanza repentino. Che succede? Succede che gli estrogeni aumentano insieme al testosterone, il testosterone poi cala, gli estrogeni vengono distrutti, metabolizzati più lentamente, per cui risentiremo di un effetto benefico iniziale. Dopodiché, piano piano, nei giorni che trascorrono e che si avvicinano alla seconda somministrazione, avremo una predominanza degli estrogeni, perdendo quindi tutti quegli effetti benefici della somministrazione del testosterone che stiamo somministrando proprio come terapia sostitutiva. Non stiamo parlando qui di doping o doping sportivo, parliamo di una terapia sostitutiva nelle persone, negli uomini che hanno bassi livelli di testosterone. Quindi essenzialmente tutti e due utilizzabili, però la differenza sostanziale è l'estere e quindi il rilascio della molecola, più graduale con l'enantato, più repentina col propionato, quindi più graduale con il testosterone, più repentina, più veloce con il Sustanon. Questa è la differenza sostanziale. Con questo vi saluto, vi lascio e ci vediamo al prossimo video.